Come mai la democrazia è una cosa positiva, utile? È una cosa utile e positiva perché consente di dare voce a chi non ce l'avrebbe da solo e di dare la possibilità di esaltare i talenti anche di chi non ha avuto la possibilità o la fortuna per motivi economici o familiari o di nascita. Quali sono oggi i problemi della democrazia in Italia? Che se ne parla probabilmente tanto e la si pratica e la si cerca e la si difende troppo poco. Qualche pregio? Il pregio è che dà voce a chi ha qualcosa da dire, dà la possibilità di far crescere delle idee nuove, deve però essere difesa da tutti e non richiede, questo forse è il motivo per cui tanto in sofferenza, non può essere difesa dagli altri, deve essere difesa da ciascuno. Che differenza c'è tra democrazia e repubblica? La repubblica è qualcosa di statico, di alternativo alla monarchia. Democrazia è il motore della macchina repubblica. L'Italia è democratica perché? L'Italia è democratica più che perché quando riesce ad essere giusta, e per essere giusta significa non a tutti la stessa cosa ma a ciascuno il suo. Secondo lei esiste il bisogno di democrazia da parte dei cittadini italiani? Ho paura che non ce ne sia abbastanza, la gente preferisce essere comoda che libera. Può esistere democrazia senza partecipazione? Assolutamente no. Come facciamo a partecipare alla vita democratica? Informandoci, facendoci un'idea di che cosa succede, avendo un'opinione e difendendola anche quando non conviene e rispettando quella degli altri. Grazie.